Il Franciacorta Outlet Village, in collaborazione con la Galleria Diodato Arte, vi dà il benvenuto alla mostra temporanea Banksy Takes Franciacorta, dedicata all'artista più celebre e controverso del momento, divenuto una figura sovversiva nel mondo dell'arte per le sue pungenti e satiriche opere di street art. L'inconsueta e originale location dell'Outlet Franciacorta è stata scelta appositamente per la sua natura accessibile, cosicché tutti i visitatori possano usufruire delle celebri opere di Banksy, che rappresentano appunto un'arte democratica, dal messaggio senza filtri, portavoce di quel modo di fare arte fruibile a tutti. Le opere che andremo ad esplorare fanno parte della produzione più nota di Banksy, con le quali l'artista ha conquistato subito l'approvazione e l'elogio di tutto il mondo, e che sono entrate a far parte della storia dell'arte contemporanea. Non solo, il percorso sarà organizzato per far sì che si possa conoscere la filosofia celata dietro alle opere di Banksy, per terminare con le 6 celebri opere facente parte di una delle collezioni più famose dell'artista, il celebre Barely Legal Set. Ora addentriamoci in questo percorso immersivo, dimenticatevi di ciò che vi circonda e sperimentate su voi stessi le domande e i messaggi che Banksy vi pone. Vi auguriamo un buon proseguimento, ma soprattutto buon divertimento. La prima opera che vi presentiamo è Donuts, nella versione Chocolate, in cui Banksy presenta una scena ai limiti del surreale. 5 poliziotti seri e imperturbati, riuniti in un convoglio, scortano un camion adibito al trasporto merci, adornato da un'enorme ciambella al cioccolato sopra il suo tetto. Perché Banksy dovrebbe descrivere una scena così surreale? Se si analizza a fondo l'opera, si può intuire che Banksy crea una grande burla nei confronti delle forze dell'ordine, i quali preferiscono stare a loro agio, alle loro scrivanie, magari mangiando ciambelle e bevendo caffè, piuttosto che scontrarsi con la realtà problematica che affligge le nostre strade. Donuts altro non è che una metafora sul suo ruolo principe all'interno del sistema capitalistico americano, e lo si può intuire dal fatto che una semplice ciambella tipica statunitense sia scortata dalle forze dell'ordine come una totale priorità. Possiamo interpretare Morons Sepia come un'irrisoria invettiva al mercato dell'arte. Banksy nasce come artista indipendente dal mondo del commercio artistico e ne diventa parte solo durante gli anni più maturi. Nonostante questo, mantiene la connotazione che lo ha contraddistinto dall'inizio e lo ha reso ciò che oggi rappresenta, la libertà. L'artista, dunque, entra nel sistema stesso del mercato dell'arte, in cui, nonostante le regole da rispettare, riesce a muoversi liberamente seguendo le sue leggi e i suoi principi. Ed ecco che Banksy mette in scena una situazione surreale ma dai tratti ordinari, se solo il quadro all'asta che il battitore sta offrendo al miglior offerente non recitasse testuali parole «I can't believe your morons actually buy this shit», che tradotto significa «Non posso credere che voi idioti possiate davvero comprare questo schifo». È assolutamente evidente che Banksy non solo critica il sistema che vige nella vendita all'asta delle opere d'arte, ma critica l'arte stessa, divenuta ormai pura e semplice merce che ha perduto tutto il proprio valore, quel valore democratico che ha sempre conferito ad ogni opera artistica la propria qualità, forza ed emozione. Quello che possiamo percepire da Morons Sepia è che l'artista ha voluto creare un prodotto per il mercato dell'arte e al contempo satirizzare il mercato stesso, al fine di demolire la sua vera e propria natura commerciale. Si tratta dunque di una forte presa di posizione contro il business dell'arte, nato per essere fruito democraticamente da tutti e non esclusivamente disponibile solo per pochi eletti. Passiamo ora all'opera Bomb Hugger, che riprende la figura infantile già utilizzata da Banksy nei celebri Girl with Balloon and Ice Cream Bomb Girl. Su un tenero sfondo rosa, una ragazzina con i capelli legati abbraccia una bomba quasi come fosse un giocattolo.
Un'immagine simile apparve per la prima volta su un muro a Londra nel 2003 e nello stesso anno anche a Brighton, località marittima a mezz'ora da Londra. L'opera evidenzia il contrasto tra due soggetti apparentemente opposti. La giovane ragazza rappresenta innocenza e purezza, mentre la bomba è per eccellenza simbolo di guerra e di violenza. L'immagine suscita ansia e sconcerto in chi la osserva ed è una critica al governo e ai media e al loro tentativo di far percepire la guerra come male necessario. Banksy sembra qui suggerire come l'amore prevalga su qualsiasi tipo di conflitto e come ogni pericoloso ordigno possa essere disinnescato da un semplice ed innocente abbraccio di un bambino. L'opera Sale Ends rappresenta una diretta critica alla società consumistica dei giorni nostri. Banksy ritrae cinque figure umane dall'animo tormentato, che si prostrano sotto un enorme cartello rosso. Quest'ultimo, unico elemento colorato dell'opera, riporta la scritta bianca Sale Ends Today, letteralmente tradotta con «La vendita termina oggi». Per le cinque figure sottostanti, Banksy si è ispirato ai personaggi del Vangelo, convulsi e addolorati ai piedi della croce di Cristo. Le espressioni dei soggetti e la sofferenza che ne traspare, nonché la composizione stessa dei corpi, sono dei rimandi espliciti all'iconografia classica. Al centro dell'opera, però, Banksy non colloca la tradizionale figura di Gesù Cristo, ma colloca il cartello rosso acceso ispirato alle accattivanti insegne dei negozi. La società odierna, infatti, è sempre più incentrata nel portare all'estremo la mercificazione di qualsiasi prodotto commerciale. Così Banksy libera il suo genio, tagliente e satirico, denunciando in modo critico il consumismo moderno. La sua analisi della nostra società materialista si esprime infatti attraverso un fervore quasi religioso, con cui l'intero mondo osserva in adorazione il vero idolo, il consumismo globale. Golf Sale nasce come opera di strada sui muri di Bristol in Inghilterra ed è una delle prime opere messe in commercio da Banksy nel 2003. L'artista adatta al suo particolare stile una delle più celebri fotografie del XX secolo, Tank Man di Jeff Widener, in cui uno studente cinese, in segno di ribellione contro il governo, blocca l'avanzata di tre carro armati in piazza Tiananmen a Pechino. Nell'interpretazione dell'artista, la scena è ricostruita in bianco e nero, accompagnata da uno stile ironico ed irriverente. L'iconica immagine, simbolo di protesta politica, si trasforma così in una satira, in cui compare come slogan la scritta Golf Sale, proprio sul cartello che tiene il giovane nella fotografia, mentre sotto troviamo una freccia che punta fuori dal piano del quadro. Banksy, attraverso il suo linguaggio visuale carico di significato, racconta come l'intento di una violenta guerra fisica per sopprimere ideali ed opinioni sia inutile come lanciare palline da golf in una terra nemica. In questa rara opera si ritrovano temi cari all'artista, come la ribellione contro ogni autorità politica e religiosa, il tema della guerra esplicitamente denunciato e l'irrisoria denuncia al consumismo di massa. La scena qui rappresentata da Banksy si compone di pochi e semplici elementi, come l'arredamento di un piccolo salotto con due poltrone ed una lampada sul tavolino. Il momento descritto è Granny's, l'ora del tè, in cui due anziane signore, o ancor meglio due nonne, come suggerito dal titolo dell'opera, si divertono a lavorare a maglia. La nonna sulla sinistra sta creando un maglione con la scritta Punk's not dead, letteralmente i punk non muoiono, mentre l'anziana sulla destra realizza sul maglione la scritta Thug for life, ovvero teppista per tutta la vita. Le due donne lavorano insieme di pari passo,
condividendo non solo la medesima generazione, ma anche il gusto per la vita. Non ha importanza, infatti, l'età ed il proprio status sociale. Ciò in cui si crede e ciò che ci rappresenta davvero non ci abbandoneranno mai. La scena, perfettamente simmetrica, riflette esattamente il messaggio che il lavoro realizzato a Maya dalle nonne è lo specchio della loro anima. I visi fieri delle grannies non mentono. La vitalità e la subcultura punk fanno parte del loro essere. Passiamo ora all'opera Napalm, una delle opere più pungenti e toccanti dell'artista. Banksy tratta il difficile e scomodo argomento della guerra tra Vietnam e Stati Uniti, un tema ancora oggi molto delicato per la tragedia che si è svolta nella nostra società moderna. Ogni versione di Napalm, dal grigio all'arancione e al multicolore, è una sconvolgente ma acuta denuncia al dramma che il popolo vietnamita ha vissuto sulla propria pelle. Banksy parte dalla fotografia di Nhi Cat per estrapolare dal contesto la bimba che fugge dalle bombe al napalm, svestita e devastata, tenuta per mano da Mickey Mouse e Ronald McDonald, due icone del capitalismo americano. Quelle braccia tese verso l'alto della ragazzina dal nome di Pan Ti Thien Phuc cercano e gridano aiuto, ma sono tenute da simboli globali del benessere di massa. Mickey Mouse e Ronald McDonald rappresentano infatti per antonomasia il consumismo americano, lo stesso che, se analizzato per ciò che è davvero, rivela il suo opportunismo e la sua dannosità nell'oppressione armata di altri popoli. Napalm di Banksy è la cronaca dell'ingiustizia della guerra in Vietnam e dell'ingiuria del trattamento del popolo vietnamita da parte delle truppe americane. Anche il famoso artista inglese Damien Hirst ha voluto personalmente acquistare un esemplare di Napalm di Banksy, in segno di rispetto nei confronti della genialità del suo collega artista e della denuncia mondiale ai soprusi sui popoli e alla dilagante globale disumanità. Torniamo per un istante all'opera Donuts. Ecco riproposta la stessa assurda scena descritta precedentemente del convoglio che scorta il carico di ciambelle. Ma questa volta i colori cambiano. Il gusto della glassa dei Donuts è diventato alla fragola, con granella multicolore. Cambiare i colori e le tonalità è un lavoro ricorrente nelle opere dello street artist Banksy, come abbiamo visto anche in Morons Sepia e Morons White. In questo caso, il costo di produzione di Donuts Strawberry è maggiore rispetto alla versione al cioccolato, proprio perché i colori della granella sono difficili da rendere per ottenere l'effetto desiderato. Ma il messaggio non cambia, e Banksy ridicolizza sempre non solo il capitalismo americano per la sua imbarazzante priorità, ma anche le forze dell'ordine che con espressioni quasi boriose intervengono sulla sicurezza di una ciambella ricoperta da confetti colorati. Come spesso accade nelle opere di Banksy, i protagonisti sono bambini. In questo caso, un ragazzo ed una ragazza giocano all'aperto e cercano di prendere al volo un segnale stradale con scritto No Ball Games, come fosse una palla. In pieno stile Banksy, la composizione è fortemente ironica. Il divieto è infatti contraddetto dal loro gioco. L'opera è una critica all'educazione repressiva dei bambini e come la loro attività sia oggi controllata e limitata. Banksy vuole così invitare lo spettatore ad avere il coraggio di infrangere le regole imposte dalla società che limitano la nostra immaginazione in maniera distruttiva. Quest'immagine apparve per la prima volta alla mostra Barely Legal tenutasi a Los Angeles nel 2006 e venne riprodotta 3 anni dopo su un muro a Tottenham, quartiere a nord di Londra. Il graffito venne poi rimosso e venduto nel 2013, di cui il ricavato andò in beneficenza.
Love is in the air, conosciuto anche come flower thrower, ovvero lanciatore di fiori, è senza dubbio una delle opere più ricercate ed iconiche dell'artista. L'immagine, infatti, oltre ad essere stata largamente riprodotta in merchandising, è anche presente sulla copertina del libro di Banksy, Wall and Peace, pubblicato nel 2005. Appare per la prima volta nel 2003 sotto forma di un grande graffito a Gerusalemme, poco dopo la costruzione del muro che separa Israele dalla Palestina. Presto diventato una grande tavola per dipinti e scritte di protesta contro la sua edificazione. Banksy stesso affermò che la barriera avrebbe solamente trasformato la Palestina nella più grande prigione aperta del mondo, e lo stesso anno riprodusse la medesima immagine con uno sfondo infuocato. Queste opere, tra le più rare e ricercate, ritraggono la figura di un giovane uomo dai vestiti e dagli atteggiamenti combattivi, con un cappellino da baseball ed una bandana sul viso per coprire la sua identità. Raffigurato come nell'atto di lanciare una granata, l'artista sostituisce l'arma con un mazzo di fiori, inserendo così nell'opera un segno di speranza, di pace e di soluzione ad ogni genere di conflitto. Defacing Tenors è un'ironica e curiosa opera del 2004. Si tratta essenzialmente di una banconota contraffatta da 10 sterline inglesi, riprodotta in molteplici copie per un valore totale di quasi 1 milione di sterline. Per la prima volta, le false banconote comparvero in un numero artistico orchestrato da Banksy stesso, che fece scivolare il denaro contraffatto da una valigetta tra il pubblico durante il Notting Hill Carnival ed il Festival di Reading, ad ovest di Londra. Defaced è un gioco di lettere sulla parola defaced, che in inglese significa rovinata, parodia del fatto che sulla banconota l'artista ha sostituito il viso della regina Elisabetta con quello di Lady Diana, la cui vita è stata appunto rovinata da un triste destino. L'opera è volta ad una duplice protesta. Non solo beffa la famosa rivalità tra la regina inglese e la principessa Diana, ma è anche una critica sociale sul valore del denaro e sul rapporto che le persone hanno con esso. Come possiamo attentamente notare, l'artista ha modificato la parte frontale della banconota scrivendo al posto di Bank il suo nome, ovvero Banksy of England, e sotto la frase «Prometto di pagare al portatore il prezzo più alto su richiesta», alludendo alla morte di Diana, che ha pagato il prezzo più alto con la propria vita. Sul retro, l'artista ha lasciato il volto di Charles Darwin, affiancando però l'iscrizione «Trust no one», ovvero «Non fidarti di nessuno», sottolineando l'indole umana davanti al dio denaro, seppur contraffatto. Un tratto tipico della street art è quello di citare altri artisti, e ciò avviene in modo esemplare nell'opera che stiamo osservando. Essa rappresenta un ragazzo incappucciato, con il volto coperto, che tiene al guinzaglio un cane stilizzato a forma di fumetto. Proprio l'animale è l'iconico Birkin Dog di Keith Haring, storico artista americano, pioniere della street art. Il suo abbaiare rappresenta la potenzialità dell'arte di strada di esprimere un messaggio libero con un linguaggio chiaro ed attuale. Le due figure si stagliano su uno sfondo rosa, e le rappresentazioni dettagliate dell'uomo contrastano con il carattere stilizzato del cane. La postura dell'uomo è disinvolta, con una mano in tasca, mentre l'abbigliamento appare minaccioso. Il guinzaglio è una catena e rimanda ad un immaginario violento che viene però ribaltato nella figura positiva del cane, metafora di una nuova comunicazione che prende vita proprio grazie alla street art. L'opera diviene così simbolo di libertà di pensiero e messaggio di speranza universale.
Quest'opera di Banksy rappresenta uno dei più conosciuti fotogrammi del celebre film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in cui gli attori Samuel Leroy Jackson e John Travolta tendono le braccia pronti a sparare. Al posto delle due pistole, Banksy rappresenta nelle mani dei due malavitosi, vestiti con abiti scuri, due banane gialle, che risaltano rispetto al bianco e nero dominante di tutta l'opera. La prima versione comparve nel 2002 vicino alla stazione metropolitana di Old Street a Londra. È curioso sapere che venne fatta cancellare solo pochi anni dopo dall'ente per i trasporti pubblici londinesi, che, coprendola con una vernice nera, spiegò che l'opera conferiva un aspetto di decadenza ed abbandono alla capitale, nonostante rappresentasse una fonte di attrazione per turisti e fan dell'artista. Il murale, però, lascia spazio ad un omaggio da parte di un altro artista, che per solidarietà nei confronti di Banksy scrisse «Torna presto» sopra l'opera coperta. Così fu. Dopo poco tempo, il grande street artist tornò con un altro capolavoro simile al primo, ma ribaltato, raffigurando i due medesimi protagonisti vestiti da banana con in mano una pistola vera. La vicenda della cancellazione però si ripropose, ma questa volta sulla seconda copertura del murale intervenne l'artista Ozone, che in modo provocatorio lasciò la scritta «Se è meglio la prossima volta lo lascio». Lo stesso Ozone morì poco tempo dopo, e questa volta fu Banksy stesso ad omaggiarlo, rappresentando nello stesso punto del murale la figura di un angelo con un giubbotto antiproiettile ed un teschio nella mano. Flag Silver è una caricatura dell'iconica fotografia scattata nel 1945 dal titolo Raising the Flag on Iwo Jima del fotografo Joe Rosenthal dell'Associated Press. Ritrae un gruppo di sei giovani soldati americani che innalzano vittoriosi la bandiera americana durante la battaglia di Iwo Jima nella Seconda Guerra Mondiale. Banksy non è estraneo all'esprimersi su temi come i conflitti bellici attraverso la sua arte ed il suo stile. In questo caso rappresenta un grosso sole grigio sullo sfondo, con in primo piano un gruppo di bambini che sovrasta un'automobile mal ridotta per innalzare la stessa bandiera americana. L'atmosfera che si percepisce non è più vittoriosa, ma cupa ed inquietante, con un paesaggio dispotico in cui l'artista sembra quasi voler descrivere una gioventù senza guida, emarginata nei sobborghi delle nostre metropoli. Un vivace tributo alle fantastiche città marine britanniche. Questo è Weston Super Mare. Il nome dell'opera riprende quello di una cittadina di 72.000 abitanti nei pressi di Bristol, città natale dello street artist. La scena viene ambientata sul lungo mare della città, dove un anziano, accompagnato dal proprio bastone, ha trovato riposo su una panchina. Una grossa sega circolare, però, corre verso di lui, assolutamente ignaro del pericolo imminente. È chiaro come Weston Super Mare sottolinea l'imminenza della morte, sempre considerata essere lontana e scontata allo stesso tempo. Il suo messaggio viene risaltato dal confronto che si è instaurato tra i due elementi dell'opera, la tranquillità dell'uomo e la voracità della lama. Ma Weston Super Mare non è l'unica opera che Banksy dedica alla sua zona nativa. Qui, infatti, Banksy costruisce Dismaland, dall'inglese dismal, ovvero tetro. Si tratta di un parco divertimenti a tema, appositamente ideato e progettato per essere inquietante. Con Dismaland e Weston Super Mare, Banksy ci invita a riflettere sull'importanza di prendere il meglio di ogni istante, di tenere sempre gli occhi aperti, ma anche di vivere al massimo il presente circostante. Love Now è uno dei primi lavori di Banksy.
L'opera divenne famosa a livello mondiale quando nel 2008 venne venduta per la cifra record di $500,000. Creato inizialmente su commissione per un nightclub di Brighton, la prima versione, risalente al 2002, consisteva in uno stencil alto 6 metri che ricopriva tutta la parete del bar. Osservando l'immagine, vediamo ritratta una scimmia quasi umanizzata che indossa un cartello pubblicitario con la scritta «Ridi adesso, ma un giorno saremo noi al comando». Banksy è solito utilizzare figure di animali per scopi didattici, rappresentando caricature dell'indole della natura umana e criticandone spesso l'ipocrisia, la brama e il capitalismo. Nello specifico, l'opera lancia una critica contro lo sfruttamento degli animali nel corso degli anni, della loro cattura e della strumentalizzazione per fini ludici, di intrattenimento e di sperimentazione. L'artista, attraverso la provocatoria scritta e con il suo inconfondibile stile, sembra voler avvertire gli osservatori di un imminente rovescio della medaglia e di una rivoluzione globale in cui l'uomo avrà, purtroppo, la peggio. Ho dipinto ratti per 3 anni prima che qualcuno mi dicesse «È geniale, rat è l'anagramma di art!» e allora ho dovuto far finta di averlo sempre saputo. Così Banksy descrive uno dei suoi soggetti più celebri al mondo, il ratto, che in quest'opera appare sdegnato dalla sua condizione che regge un cartello con scritto «Welcome to Hell», ovvero «Benvenuti all'inferno». Esistono molte variazioni della serie Placard Rat di cui fa parte l'opera «Welcome to Hell», «Benvenuti all'inferno», come «Get out while you can», «Scappa quando puoi», oppure come «Because I'm worthless», «Perché sono inutile». Anche se il ratto porta al collo il simbolo della pace, è costantemente in guerra contro la sua condizione, della quale si fa portavoce. Ecco delinearsi dunque il personaggio del ratto, analogia dell'ingiustizia e di chi decide di affrontarla. L'animale, inoltre, è emblematico dal momento che sia l'arte di Banksy che il topo provengono dal medesimo luogo, la strada. Il ratto, dunque, diventa ambasciatore della posizione contro la razza umana, perennemente avvolta in un'ingiusta competizione. La razza animale, tramite l'immagine del topo, denuncia il potere, lo status e la materialità. Si crea così un paradosso. È l'uomo che deve denigrare la razza dei ratti o è la razza dei ratti che deve criticare l'uomo e la sua società? La risposta di Banksy con quest'opera non lascia alcun dubbio. Barcode Leopard è uno dei primi lavori dello street artist inglese Banksy. Apparve per la prima volta nei primi anni 2000 come stencil sulle pareti di una casa a Bristol, la città natale in Inghilterra dell'artista. Come possiamo ammirare, si tratta di un classico paradosso in stile Banksy. In primo piano emerge infatti la figura di un leopardo, che si avvicina in direzione dello spettatore e si allontana da un codice a barre, il quale ricorda un cancello su ruote simile a quelli usati nel circo, dal quale il maestoso animale sembra essere appena scappato. Attraverso una forte simbologia si esplica una critica contro il consumismo ed il capitalismo, fenomeni economici e sociali che paragona ad una gabbia e che nell'interpretazione dell'artista privano l'uomo della sua libertà. Il monocolore nero su bianco enfatizza anche un'importante riflessione sul maltrattamento degli animali ed il loro commercio illegale, temi sempre cari a Banksy che ritroviamo infatti anche in altre opere. In questa in particolare coesistono 2 simboli contrapposti: l'animale, metafora di vita e natura, ed il codice a barre, allegoria del controllo e della tecnologia che ci pervade. Barrel Illegal, tradotto letteralmente a malapena legale,
È una collezione ideata da Banksy in occasione della sua prima mostra a Los Angeles nel 2006. Allestita in un magazzino, l'esposizione fu per lo street artist un'opportunità di esprimere messaggi forti e critiche dirette, offrendo a critici, collezionisti ed altri artisti profondi spunti di riflessione. Oltre alla presentazione di numerose opere satiriche e taglienti, Banksy fece della sua mostra un vero e proprio show, ponendo all'interno della stanza un vero e proprio elefante indiano. Dipinto con la stessa fantasia delle pareti, l'elefante, simboleggiando la povertà, diventa metafora vivente di grande intensità per lo spettatore, rifacendosi al modo di dire inglese «elephant in the room», che indica la presenza di una problematica enorme ed evidente, ma che tutti decidono volutamente di ignorare. Il problema della povertà è infatti dai più ignorato, ma il tentativo di insabbiamento non impedirà di manifestarsi con tutta la sua imponenza. Questa seria critica alla società odierna si ripropone in tutte le opere di Banksy, in particolare nelle 6 opere del Barrel Illegal Set che abbiamo di fronte ai nostri occhi. 3 delle opere presentate le abbiamo da poco viste nel dettaglio. Silence, opera che apre questa serie, si differenzia dalla versione precedente per la presenza di 4 figure invece che 5. Granny's è la terza opera del Barrel Illegal Set, simile alla versione da poco vista, ma con sfondo dal colore più tenue. Infine Morons, l'ultima opera, è qui presente nella versione a sfondo bianco. La seconda opera di questa serie, Trolley Hunters, sposta l'attenzione sulla questione dell'occidentalizzazione e su quali potrebbero essere le sorti del contatto tra mondo moderno e mondo primitivo, presentando una ridicola scena di caccia in cui 3 uomini armati di lance stanno accerchiando una mandria di carrelli della spesa. Si tratta di una delle opere più famose e controverse di Banksy, il quale ironizza sull'incapacità moderna di provvedere a se stessi. La satira è tagliente. Il bersaglio dell'uomo primitivo non è un bufalo o un mammut, bensì un carrello della spesa, simbolo del consumismo di cui l'uomo è schiavo. Subito dopo il già citato Granny's, troviamo Applause, in cui Banksy raffigura controllori del traffico aereo con giacche ad alta visibilità che preparano il decollo di un jet da combattimento. Dietro i 2 uomini, Banksy posiziona una foto di un aereo da guerra che sta per decollare da una grande porta aerei, tanto grande da diventare lo sfondo dell'opera. La scena ricorda un ring di pugilato. Un controllore attira gli applausi del pubblico, mentre l'altro sembra pronto a dare inizio alla lotta aerea. Banksy racchiude qui un pensiero sociale e politico sulla società moderna. Con quest'opera prende in esame il tentativo dei media di trasformare la guerra in intrattenimento per accontentare il pubblico pagante. I media invitano gli spettatori a guardare le notizie da casa, ad applaudire e a divertirsi. La guerra, la violenza e l'aggressività sono diventati ormai una forma di gioco fruita dal pubblico in maniera totalmente passiva. Il tema della critica al capitalismo è alla base anche della penultima opera esposta, Festival. Quest'opera, infatti, è anche conosciuta come Destroy Capitalism, che è letteralmente traducibile con distruggere il capitalismo. Qui l'artista ritrae uomini e donne in coda per comprare una maglietta con la scritta Destroy Capitalism. Il colore rosso delle magliette esposte allo stand risalta rispetto ai colori cupi che caratterizzano l'opera. Tra le persone raffigurate si possono notare hippie, punk e attivisti. Tutte queste persone, tipicamente considerate come rivoluzionarie ed anticapitaliste, sono in fila per comprare una maglietta di cui condividono il motto «Distruggere il capitalismo»,
dando vita quindi ad una pungente ed iconica contraddizione. Lo slogan Destroy Capitalism è così attentamente studiato e commercializzato che riesce a catturare anche la parte di consumatori che criticano il consumismo stesso.